rapina sciocca, rappresentante orafo, colpo da 150.000 euro questa mattina a Monte Carlo. Quattro banditi incappucciati armati hanno bloccato l'auto del professionista per poi fuggire con la vettura carica di monili. Cantiere del sottopasso, canali di scolo ostruiti. Secondo i cittadini della zona sarebbe questa la ragione degli allagamenti che si sono verificati mercoledì in via Ingrillini e in via dei Macelli a Lucca. Speciale TG Noi dedicato alla KME, domani sera in diretta alle 21, un'ora di trasmissione in collegamento con Fornaci di Varga per capire cosa c'è davvero nel futuro dello stabilimento produttivo e dei suoi 600 dipendenti. Preparatevi, torna Bussola domani. Ospite nei nostri studi il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto ha anticipato il progetto per il recupero della storica area di Lido. Seravezza perde il big match, pari nel derby, Valla Cuoiopelli, lo scontro al vertice del campionato di eccellenza. Pareggio tra Real Forte e Pietrasanta, del Camaiore a Cenaia e dell'Ambari ad Albinia. Domenica il Real Forte sfida la capolista. Bussi Lombardi Femiano anche a Lucca, la parte internazionale del meeting è giunta alla 39esima edizione, si svolgerà a Massarosa dal 13 al 15 novembre. La grande novità è il 10° trofeo nazionale Master che si svolgerà alla piscina Iti di San Filippo. Buongiorno, buonasera, pardon, ben ritrovati per questa edizione del TG Noi. Naturalmente apriamo con la cronaca, come dicevamo nei titoli, con questa rapina spettacolare, anche un po' cruda, che si è consumata questa mattina a Monte Carlo. Hanno bloccato la vettura carica di gioielli, volto coperto e pistola in pugno, e li hanno costretti a scendere per poi fuggire con l'auto e la refurtiva. Sono stati attimi di vero terrore quelli vissuti giovedì mattina da un rappresentante orafo di Monte Carlo e dalla sua famiglia. Erano da poco passate le 8 quando l'uomo, professionista molto conosciuto nella zona, ha lasciato la sua abitazione su una Golf insieme alla moglie e al figlio. Dopo pochi istanti, arrivato all'incrocio delle quattro strade, ha trovato due vetture a sbarrargli la strada. Quattro uomini con il volto incappucciato, uno armato di pistola, lo hanno fatto scendere con la forza della vettura, dandogli anche alcuni schiaffi e allo stesso tempo hanno costretto a lasciare la Golf carica di monili anche la moglie e il figlio. I banditi sono saliti e sono fuggiti con oro e gioielli per un valore di circa 150.000 euro. Sul posto hanno lasciato le due auto sulle quali erano arrivati, risultate rubate. Sotto shock, il rappresentante ha chiamato le forze dell'ordine che hanno subito cominciato la caccia all'uomo. Sull'auto era attivo il GPS ed è stata ritrovata un'ora dopo a Fucecchio, ovviamente già svuotata del bottino. Sulla base degli elementi è facile pensare che si tratti di un colpo pianificato da tempo. Tra l'altro, il rappresentante lo scorso luglio era sfuggito per poco ad un tentativo di rapina per certi versi simile nella zona di Gragnano, ma in quel caso alcuni automobilisti si accorsero del fatto e misero in fuga i banditi. Il soccorso alpino è intervenuto ieri notte a Sasso a Perchio tra Renaio e La Vetricia nel comune di Barga per ritrovare un cercatore di funghi che si era perduto a causa della pioggia. L'uomo, residente ad Empoli, è stato ritrovato sano e salvo in una baracca nei pressi di località Abetaio e riportato illeso sulla strada, il tutto sotto una pioggia intensa. Manco a dire che sarebbe consigliabile in una giornata come quella di ieri, più che andare ai funghi, starsene magari a casa. A proposito di maltempo, la Sala Operativa Unificata della Protezione Civile ha messo un avviso di criticità con codice giallo per un peggioramento, un nuovo peggioramento che porterà temporali e vento a partire da questa sera fino a domattina, venerdì 16 ottobre. Temporali localmente potranno essere anche forti, ma di breve durata sulle zone delle province di Massa e Lucca, già da stasera nella prima parte della nottata. Ed è stata riaperta in giornata la strada provinciale 9 di Ruosina, siamo nel comune di Seravezza, che era stata chiusa ieri mattina a causa di una frana provocata appunto anche in questo caso dal maltempo. E a proposito di maltempo, sentiamo cosa affermano, cosa dicono i residenti della zona di via Ingrillini e di via dei Macelli dopo gli allagamenti della giornata di ieri. Gli allagamenti delle strade intorno a via dei Macelli? Colpa del cantiere del sottopasso di via Ingrillini, secondo alcuni residenti della zona.
I lavori per la realizzazione del sottopassaggio ferroviario avrebbero, infatti, ostruito il canale di scolo delle acque piovane che corre lungo la ferrovia, impedendo all'abbondante pioggia di ieri di defluire regolarmente. Il problema consiste nelle scorie dell'acqua che sono stati tappati dovuti alla realizzazione del nuovo sottopasso. Prima di fare questi lavori bisognerebbe adeguare la defluenza dell'acqua nelle fosse adibite a questo scopo, ma invece, come si può vedere, è tutto tappato. Ma voi l'avete fatto presente, cioè, mentre stavano facendo il lavoro vi siete accorti che c'era? No, dentro il cantiere non ci si può entrare, quindi non si può vedere. Oggi, stamani, bontà del tempo, ci siamo arrivati e ho capito perché è successo tutto l'allagamento di ieri. Una situazione che non si era ancora verificata, ma che l'eccezionalità delle piogge dei giorni scorsi ha messo in evidenza e per la quale sarà necessario intervenire rapidamente per evitare ulteriori danni e disagi. Due ragazzi sono rimasti feriti in un incidente avvenuto questo pomeriggio nel centro storico di Lucca. Un'auto condotta da una donna, vediamo appunto le immagini, si è scontrata con una bicicletta su cui viaggiavano i due giovani. La dinamica del fatto è al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto. Secondo i primi accertamenti, l'auto proveniva da via del Castellaccio, quando all'altezza dell'incrocio con via dei Fossi si è scontrata con il velocipede che aveva a bordo i due ragazzi. La caduta è stata violenta, i testimoni hanno allertato un'ambulanza del 118. Trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Luca, i due ragazzi comunque hanno riportato feriti e contusioni varie, ma non sono in gravi condizioni. Altra notizia sempre di cronaca, la notte scorsa nella zona delle Bocchette a Piano di Mommio, ignoti hanno messo a segno un furto alla ditta Cantalupi Lighting in via del Fosso Legname, portando via dagli uffici computer, televisori e denaro contante. La scoperta è stata fatta la mattina da parte dei titolari quando appunto sono andati ad aprire gli uffici. Domani sera un importante appuntamento su Noi TV, uno speciale del TG Noi dedicato alle vicende della KM di Fornaci. Un'ora in diretta per capire quale sarà realmente il futuro della KME insieme agli operai, i sindacati, le istituzioni. Sarà dedicata alla delicatissima vicenda dello storico stabilimento di Fornaci di Barga, la puntata di questo venerdì dello speciale TG Noi in onda in diretta alle ore 21. Gli studi della nostra emittente saranno in collegamento proprio con Fornaci per ascoltare le opinioni sul progetto annunciato dalla proprietà nei giorni scorsi, che prevede lo stop della produzione di rame dal 2016 e la riconversione della struttura per avviare una maxi serra in cui si attuerà l'agricoltura idroponica. Nelle ultime ore, nonostante le rassicurazioni da parte dell'azienda, è cresciuta la preoccupazione dei 600 operai della KME, ma anche delle altre centinaia di lavoratori dell'indotto. Le istituzioni si stanno muovendo su più fronti, dal Consiglio regionale all'Unione dei Comuni, passando dal Comune di Barga. Tutti chiedono risposte certe alla multinazionale e per questo stanno lavorando all'attivazione di un tavolo di confronto in cui l'azienda sieda al fianco di tutti i soggetti coinvolti per fornire dettagli sul nuovo progetto e soprattutto rassicurazioni concrete sul futuro di centinaia di famiglie. Il comune di Camaiore ha revocato l'ordinanza di non potabilità, ordinanza temporanea dell'acqua, che da sabato riguardava Nocchi, Marignana, Pieve e La Polletta. La decisione è arrivata dopo la comunicazione dell'azienda USL 12 Versilia Viareggio, in cui si evidenziava il ritorno alla normalità dei parametri dei batteri nell'acqua. Agriturismi non a norma, controlli di Forestale e ASL. La legge regionale 30 del 2003 prevede in ambito di agriturismi che gli stessi possano somministrare alimenti anche a chi non è ospite della struttura, a patto che le materie prime e le lavorazioni siano rigorosamente di provenienza regionale. Per controllare l'effettivo rispetto di questa normativa, voluta appositamente per creare una filiera virtuosa di produzione regionale ed una netta distinzione con gli altri esercizi ristorativi, da maggio a settembre gli uomini della Guardia di Finanza di Lucca, insieme ai tecnici della ASL, hanno effettuato 7 controlli su altrettanti agriturismi, individuati tra i più rappresentativi della provincia, che ne conta circa 180 in totale. Quello che è emerso è stata la quasi totale inottemperanza della normativa, dovuta in genere alla scarsa conoscenza della legge.
La maggior parte delle sanzioni sono state tutte per ignoranza e devo anche dire per correttezza che non sono state soggette, non hanno avuto un onere economico per l'operatore, in quanto noi abbiamo diffidato l'utilizzo del prodotto, l'operatore ha ritirato il prodotto e lì si è conclusa la cosa. Oltre ai problemi riguardanti la tracciabilità dei prodotti, l'ASL ha elevato circa 10.000 euro di sanzioni e 2 sospensioni di attività per violazioni di carattere edile e igienico-sanitario. Direi che probabilmente per una scarsa attenzione da parte nostra a questo settore ho trovato più infrazioni e inadeguatezze della media degli altri settori della ristorazione. Comunque un settore dove mettiamo attenzione adesso, anche sia a livello di formazione e informazione, ma anche la prossima stagione aumentando il numero di controlli. Una campagna di controlli che nel 2016 sarà probabilmente estesa anche alle altre province toscane. Pronti a sottoscrivere una petizione perché la caserma dei carabinieri di Pieve di Compito rimanga nella frazione. Questa la posizione dei cittadini del Compitese, preoccupati dalle voci di una possibile chiusura. La consigliera comunale del PD, Rossana Giusfredi, si è fatta portavoce dei cittadini e insieme all'amministrazione comunale, impegnata nel dialogo con le forze dell'ordine, sta lavorando perché sia trovata una soluzione che non penalizzi la zona sud del territorio. San Martino, è questo il nome del progetto del Centro Sanità Solidale dell'Associazione Amici del Cuore, che vuole offrire controlli sanitari gratuiti per gli utenti della Caritas, dei servizi sociali del comune e del villaggio del Fanciullo. Il personale medico e paramedico del centro effettuerà le visite sanitarie come servizio di volontariato gratuito. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca. Tornano i giorni di Puccini, un grande omaggio al grande maestro. Lo scorso anno la prima edizione, con il clou rappresentato dagli inediti pucciniani suonati dal maestro Simone Soldati. Ora, per la seconda edizione, Lucca, i giorni di Puccini, presenta una carrellata di prestigiosi eventi con testimonial d'eccezione José Carreras. Il ridotto del Giglio ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del festival organizzato da Fondazione Puccini, Comune e Teatro del Giglio, in programma dal 13 novembre al 10 gennaio 2016. L'apertura ufficiale è il 20 e 22 novembre con la Madama Butterfly, prodotta dal Giglio, interpretata dal soprano Maria Luigia Borzi. Poi tanti eventi, tra cui segnaliamo il 22 dicembre, ricorrenza del compleanno di Giacomo Puccini, che sarà celebrato con Stefano Bollani, che dedicherà al maestro un suo originalissimo omaggio. Testimonial d'eccezione il tenore spagnolo José Carreras, al Giglio il 10 gennaio per il Gran Galà di chiusura. In mezzo tantissimi eventi organizzati insieme alle associazioni musicali lucchesi. In fondo quella che era un po' la mia idea, e non solo mia, se volevamo partire con un'idea bella sul nostro grande maestro, sarebbe stato importante, sì, benissimo che ci siano delle vette, come dicevamo prima, su Carreras e tanti altri grandissimi colossi della lirica, ma che tutto fosse radicato sul territorio, cioè condiviso con il grande patrimonio attuale che noi abbiamo. Il programma completo dei Puccini Days è consultabile sul sito teatrodelgiglio.it. Preparatevi, ritorna Bussola domani, lo ha annunciato il sindaco di Camaiore del Dotto durante la trasmissione diretta Sindaco. L'estate 2016 sarà quella di ritorno di Bussola domani a Lido di Camaiore. Lo ha annunciato il sindaco Alessandro del Dotto alla trasmissione diretta Sindaco. Non ricostruiremo il tendone bianco del mitico locale di Sergio Bernardini, ha fatto capire il primo cittadino, ma realizzeremo una grande area in grado di ospitare concerti. Diciamo che ovviamente l'intervento, poi sveleremo a breve le carte, insomma si tratta di un intervento molto importante che valorizza quest'area. Non ci saranno costruzioni perché il piano di indirizzo territoriale della regione, che ha anche valenza di piano paesaggistico, non ce lo consente, quindi eventualmente di strutture si parlerà, ma non in quell'area, magari nelle aree più a monte. E ovviamente, come dire, l'idea di rivolere l'Ibus a domani noi la reinterpreteremo e cercheremo ovviamente di farne una risposta, cioè ci sarà, ecco, di nuovo il Bussola domani. Ecco, possiamo dire che ci sarà Bussola domani magari con D'Alessandro che organizza gli spettacoli.
potrebbe essere che c'è D'Alessandro che organizza gli spettacoli. Mi sento di dire che ovviamente la prospettiva è quella di non scippare manifestazioni, ma di creare per Camaiore, per la Versilia, un contesto del tutto originale. Rispondendo alle domande dei cittadini, il sindaco ha annunciato che via dell'Argimvecchio sarà riasfaltata nella prossima primavera e che Poste Italiane, per poter riaprire il proprio ufficio nella frazione di Nocchi, ha chiesto che venga riadattata una stanza della ex scuola. Sabato e domenica a Lucca, Io non rischio. Si chiama Io non rischio, la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile in programma sabato e domenica in tutta Italia. L'evento si svolgerà anche a Lucca grazie all'attività della Croce Verde e dell'Associazione Autieri d'Italia. In particolare la Croce Verde allestirà uno stand in Piazza del Giglio per sensibilizzare i cittadini e consegnare loro delle piccole guide su cosa fare prima, durante e dopo un'emergenza alluvionale, mentre gli autieri saranno in Piazza San Frediano per parlare di terremoti. Ospiti a Buongiorno con noi, i rappresentanti delle due associazioni hanno anticipato alcune delle buone pratiche. Non cercare di salvare quello che ormai è magari insalvabile, quindi se ho la macchina che è nello scantinato della casa o nel parcheggio sotterraneo non mi devo prodigare a salvarla, perché l'acqua quando arriva, arriva in tempi molto brevi, quindi come è successo sia a Pisa o nel centro Italia o come è successo in Francia che ne sono deceduti diverse persone, ormai pensiamo alla nostra di vita, non alla macchina che si può danneggiare o rimanere sotto un parcheggio sotterraneo. Uno degli accorgimenti che è facilmente messo in opera è quello di stare attenti per esempio agli armadi che abbiamo in casa, quelli alti, che andrebbero fissati alle pareti per evitare che con la scossa vengano addosso. Per fermarsi agli stand di Io non rischio bastano meno di 5 minuti, sufficienti per affrontare con più consapevolezza le emergenze che purtroppo il nostro territorio ci ha posto di fronte più volte. Alessandro Gassman, ospite a Lucca Effetto Cinema. Lucca Effetto Cinema colpisce ancora e stavolta lo fa con un grande attore del calibro di Alessandro Gassman. Durante l'incontro che si è tenuto mercoledì presso la sala conferenze della Banca del Monte in collaborazione con il Teatro del Giglio, l'attore romano ha deliziato la platea con battute e racconti inediti della sua infanzia accanto al padre Vittorio. Gassman ha risposto davvero mattatore alle curiosità del pubblico sulla sua vita da attore tra cinema e teatro, ma anche sulla sua esperienza come ambasciatore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e che lo ha visto recentemente impegnato in un docufilm sui profughi siriani tra Giordania e Libano. L'attore è attualmente impegnato alla regia con Qualcuno volò sul nido del cuculo, in scena a Lucca dal 16 al 18 ottobre. Beh, per emozionarsi, per divertirsi, perché è uno spettacolo che non ti lascia, diciamo, indifferente, è uno spettacolo che smuove le emozioni e che quindi vi rende partecipi di una storia bellissima, di libertà. Nell'ambito del progetto della Fondazione Banca del Monte, che vuole valorizzare il legame della città di Lucca con il mondo del cinema, durante tutto l'anno saranno realizzati altri incontri con attori e registi ospiti dei teatri del territorio. Bene, è tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi, una breve pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo con le notizie sportive.